Sempre con lei in collegamento con noi, la nostra dottoressa Serenella Salomoni, per parlare di amori estivi, ma anche di paura di innamorarsi. Ecco, ben ritrovata dottoressa. Allora, abbiamo fatto un grande excursus sugli amori e le passioni giovanili, soprattutto del nostro direttore Gianluca Fabi, perché oramai da qualche anno a questa parte si è fermato anche lui, e ci ha raccontato un po', ecco, la sua esperienza. Detto questo, ecco, abbiamo avuto anche la parte maschile che c'aveva. Certo, il suo contributo. Esatto, una parte maschile poi inaspettata, perché io non me lo sarei mai creduta che comunque un uomo potesse per primo innamorarsi durante uno di questi flirt estivi, no? Con una scappatella. E invece capita, visto? Capita. Però molto spesso capita anche che questi flirt, come ci ha detto anche lei giustamente poco fa, finiscano e che si rivelino un fuoco di paglia. Molto spesso tutto ciò, dottoressa, accade anche per la paura di amare, quindi la paura di innamorarsi, e credo anche la paura e la poca voglia di infilarsi, concedetemi il termine, all'interno di una relazione, quindi assumersi anche delle responsabilità in più che vadano oltre, no, al semplice flirt, la semplice scappatella, giusto? Beh sì, anche perché magari c'è qualcuno che ha lasciato in città qualcun altro che poi ritroverà, quindi intendo dire queste situazioni estive sono molto molto legate alla fantasia, nel senso che abbiamo la predisposizione a proprio per il tipo di situazione, la vacanza, il mare, cioè il mare o anche la montagna, ma più il mare forse. Sì, abbiamo la nostra mente fantastica molto di più, quindi il fatto di fantasticare ci può portare anche ad avere dei problemi, dei dolori, e forse anche proprio quello, no? Il fatto di dire, beh, adesso cerco di prendere questa cosa soltanto come un passatempo, come in effetti dovrebbe essere. Perché, è chiaro. Perché non è che non possiamo pensare all'amore lì. No, se lo proviamo, anche se proviamo questa cosa che poi dopo magari ci fa star male quando andiamo via. Ma non è amore. È proprio un fuoco, no, che arriva. Però che è utile anche quello, non è mica. Le dirò che in questo periodo con il Covid, la cosa che io ho notato è proprio questo fattore di fantasia, cioè io ho trovato dei pazienti che uomini che hanno queste fantasie, si innamorano della vicina di casa, non so, no, che addirittura è vicina loro da 20 anni, solo io ho tutte vicine vecchiette o vicini, che improvvisamente la scopre e comincia a parlare, dice ma senza sesso, proprio sì, intendo dire, forse il fatto del Covid, quindi la distanza, ci porta anche a far lavorare di più il cervello, far lavorare di più la fantasia, che può anche andare bene, però ci può portare anche dei guai, perché specialmente gli uomini non sono molto abituati agli amori platonici, sono molto più abituati a gestirsi questi amori estivi, chiamiamoli, quindi questi fuochi dove loro mettono in atto le prime esperienze sessuali, o appunto, come diceva il nostro direttore, le esperienze con ragazze molto più libere di quello che eravamo noi a quei tempi, e quindi una sessualità molto più soddisfacente probabilmente per un uomo, proprio perché non ci sono i legami del ma dopo devo impegnarmi, quindi libera proprio, quindi andava bene. Adesso io credo che in queste estati con il Covid di mezzo ci siano delle difficoltà, perché non siamo più così portati a lasciarci andare, anche gli uomini. Io anche qua nel mio studio trovo uomini che, se prima erano un po' titubanti, poi il Covid li ha portati ad avere dei pensieri ancora un po' che diventano quasi ossessivi, no? Quindi
ho paura, ma come posso fare quella cosa lì? E quindi tutto questo ci porta alla solitudine poi. Certo, perché, certo, ma la regola sarebbe quella di prendere un po' tutto con leggerezza, senza darsi delle scadenze, delle prospettive anche, no? Nel senso, conosciamo magari un ragazzo, una ragazza che ci piace, certo, vediamo, approfondiamo la conoscenza, poi quel che sarà, sarà. Cioè, non si può partire con l'idea di mettersi insieme a una persona dopo una settimana. Ce lo dobbiamo proprio mettere via. Poi io odio, detesto chi vuole mettere un punto, nel senso che dice vabbè, allora ora cosa siamo, tipo dopo un mese. Io e il mio ragazzo ad esempio non ce lo siamo mai detto di stare insieme, per dire, no? Quindi non c'è bisogno, secondo me, di mettere in chiaro certe cose, perché appunto gli amori autentici, quelli più veri, vengono poi da sé. Però per evitare di innamorarsi, dottoressa, durante uno di questi flirt estivi, no, di queste scappatelle, cosa dovremmo fare? Cosa dovrebbe fare un uomo, una donna? Cercare di prenderla più alla leggera, ok, però c'è qualche magari tecnica, qualche non lo so, anche gioco psicologico che possiamo fare su di noi? Ma sì, il fatto di purtroppo in questo dovrebbero essere più avvantaggiati gli uomini, che sono molto più razionali, no? Che quindi cominciano queste cose con, e di solito è un po' così. Io sono più uomo, quindi. No, dico che cominciano con più razionalità. Certo. No, non è che uno è più uomo, più donna, ma ci sono persone che sanno usare meglio la loro parte maschile, e ci sono persone, anche maschi, che sanno usare meglio la loro parte femminile, quando noi diciamo come carino, come capisce le cose, come è sensibile, come è empatico. Sì, ecco, sì, sì. Sono tutte nostre prerogative. E poi c'è anche la donna che riesce a mettere in atto una parte razionale che la può portare ad aiutarsi a difendersi, specialmente dagli amori estivi. Ecco. Anche se l'amore estivo, la cosa piacevole è proprio questa, che tu in quel poco tempo ti lasci andare a tutto, quindi anche la testa va in giro e comincia a rimestare nelle cose che magari non faresti mai in città, perché in città saresti molto più razionale. Quindi per non cadere nel fatto di poi starci male, dobbiamo proprio cercare di trasportare questa cosa quando siamo lontani dalla persona, magari. Nel senso che non è che stiamo con questa persona 24 ore su 24, magari abbiamo mezza giornata o la mattina quando ci svegliamo nel nostro letto e non nel suo letto, di pensare, ma forse devo anche mettere i piedi per terra e cercare di razionalizzarla un po', questa cosa che giusto mi sta succedendo. Usare di più la prenderla? Testa, la razionalità, certo. Sì, usare di più la testa e magari cercare di non lasciare che l'altro ti lasci andare, perché ci sono anche delle persone che fanno così, che lasci andare parole o pensieri molto coinvolgenti sull'amore, sul come che persona meravigliosa che sei, ma come siamo bene insieme. Cioè, queste sono un po' tecniche che magari un uomo usa e che bella che sei, cioè tutte quelle cose che non è tanto tempo che magari non sentiamo, che ci possono far piacere. Certo. Allora, benissimo, teniamole, però pensiamo sempre che non abbiamo davanti il principe azzurro, non è una, può essere una fiaba se noi la interpretiamo come fiaba. Chiaro, chiaro, anche perché poi ci si deve scontrare in un modo o nell'altro nella dura realtà, che non è sempre rosa. Sì, quando torniamo poi Certo. Siamo ancora peggio. Certo, bisogna andare incontro quello. Anche a quello. Dottoressa, abbiamo scatenato i nostri ascoltatori al 334-9229-505. Le leggo intanto questi messaggi che sono arrivati su WhatsApp, poi ci sono anche altri sms, magari glieli leggerò la prossima volta perché abbiamo giusto un minuto. Un nostro ascoltatore scrive: la donna, se è già innamorata, non cede, ma l'uomo, puntini puntini, vabbè, questa cosa ne abbiamo trattato varie volte, e non è detto, comunque non è detto, magari lo tratteremo questo argomento, ne parleremo magari anche nelle prossime puntate, se è d'accordo.
Poi certo. Un altro ascoltatore scrive sempre che bisognerebbe parlare di chi invece per il Covid, quindi per forza maggiore, non ha potuto avere relazioni extraconiugali. Ecco, bisogna parlare anche di questo. Attenzione, eh? Cioè, come se fosse un handicap il fatto di non averle avute. Ha capito? Sì. Cioè. Invece di dire, beh, guarda, a perlomeno la parte positiva del Covid è che non mi ha portato a tradire mia moglie, no. Ecco. La parte negativa del Covid è che non posso più tradire. Ha capito? Cioè, lei magari è predisposta ad addentrarsi nelle menti anche dei nostri ascoltatori. Io in realtà certo. Devo interpretarlo. Quindi di cosa dovremmo parlare, dottoressa, secondo il nostro ascoltatore? Di quanto bene gli fanno i tradimenti, perché probabilmente lo portano in un mondo... leggero e piacevole al quale lui non vuole rinunciare. Bene, ne potremmo tornare a parlarne per tutti coloro che si sono persi anche le altre volte in cui ne abbiamo parlato, perché in realtà è un argomento che abbiamo affrontato anche nelle varie trasmissioni qui a Un Giorno ad Ascoltare, nelle varie puntate, però torneremo a parlarne anche per i nuovi ascoltatori. Io nel frattempo la devo salutare, però la ringrazio, questi due blocchi, questi 40 minuti sono passati davvero in maniera siamo stati insieme, velocissima certo. E quindi grazie per essere stata qui con me grazie in questa versione. La settimana dilungata. Prossima invece ci sentiremo sempre alla stessa ora, alle 8:15, no? Sì, assolutamente. Lo ricordiamo certo. Per tutti coloro che sono in ascolto a quest'ora, la prossima settimana, quindi venerdì prossimo, puntate la sveglia un po' prima, perché saremo insieme alla solita ora con la nostra dottoressa Serenella Salomoni, ovvero dalle 7:45 del mattino. Peggio per noi, però insomma, si fa quel che si può. Grazie dottoressa, è stato un piacere. Grazie, buon weekend. Buon weekend, un abbraccio. Un abbraccio a lei e alla nostra dottoressa Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, e chi più ne ha più ne metta.